Incidente sul lavoro a Pergola, un uomo di 76 anni muore schiacciato da una rotoballa, è la quarta tragedia in un mese. In prima linea contro il Covid, 45 sanitari premiati da Mattarella con le onorificenze al merito a Pesaro, la cerimonia per il 75° anniversario della Festa della Repubblica. Disagi e lunghe code al Codma di Rosciano a Fano, dove sono partiti i vaccini ai maturandi senza prenotazione, la rabbia di chi non è stato avvisato ed è rimasto in fila per ore. Non puoi tenere persone caregiver, persone con problemi fermi 3 ore e studenti che possono andare al mare tranquillamente nella stessa fila. L'invito alla vaccinazione dell'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, che annuncia entro settembre tutti gli studenti avranno ricevuto almeno la prima dose. Vitello appena nato sbranato al ventre da un lupo, l'ennesimo attacco nel comune di Fossombrone. A Villa Fastigi invece un altro animale selvatico che si aggira tra le vie del quartiere di Pesaro. Dalla croce di Pozzuolo a quella del Monte Catria comincia domani il pellegrinaggio di 5 fedeli che raccolgono fondi per il restauro della chiesa dedicata a San Paterniano. Al via le visite guidate nei capannoni dei carri di carnevale, tra poco in collegamento da Viale Piceno la presidente Maria Flora Giammarioli per le anticipazioni sui giganti di cartapesta. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con una tragedia che si è verificata nelle campagne, dove questa mattina ha perso la vita un agricoltore. Si tratta di Renzo Olivi, 76 anni, trovato morto nell'azienda agricola di famiglia in località Fenigli di Pergola. L'uomo, dai primi accertamenti, era appena sceso da un trattore per sistemare alcune rotoballe accatastate a colonne sopra i bancali di legno, quando una di queste gli è caduta addosso. Il fatto è accaduto tra le ore 8 e le 9. A trovarlo è stato il figlio, che aveva provato invano a chiamarlo. 76enne, che aveva una rotoballa sopra la gamba destra, purtroppo già non respirava più e all'arrivo dei sanitari ne è stato constatato il decesso. Sul posto anche il personale dell'ASUR e i carabinieri della stazione di Pergola. La salma è stata portata a Fano per un'ispezione cadaverica. Verrà eseguita un'autopsia per capire le cause esatte della morte. Tra le ipotesi, un arresto cardiocircolatorio e lo schiacciamento. Questo infortunio sul lavoro è solo l'ultimo di altri 4 che si sono verificati in un solo mese nella provincia di Pesaro Urbino. Traffico rallentato oggi pomeriggio intorno alle 17 a Cattabriga a causa di un incidente. Per causa ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Pesaro, si sono scontrate un'auto e una moto all'altezza della rotatoria che conduce in via Metauro. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso del San Salvatore. Oltre ai vigili urbani, sul posto sono intervenute 2 ambulanze e 2 carattrezzi. È stata una cerimonia in parte in forma ridotta, quella che si è tenuta questa mattina a Pesaro, alla presenza del neoprefetto Tommaso Ricciardi e dei massimi rappresentanti istituzionali per il 75° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. La comunità nazionale che intraprende il delicato percorso verso il definitivo superamento del periodo emergenziale celebra quest'anno la ricorrenza del 2 giugno nel segno dell'impegno collettivo per il rilancio del Paese e della ricerca di nuove prospettive di sviluppo e modernizzazione. Con la lettura del messaggio del presidente Sergio Mattarella, anticipato dall'esecuzione del cerimoniale dell'alzabandiera al suono dell'Inno d'Italia, hanno preso il via in Piazza del Popolo a Pesaro le iniziative dedicate al 75° anniversario della Fondazione della Repubblica. Una cerimonia che anche quest'anno si è svolta in forma ristretta e che ha visto la presenza del prefetto Tommaso Ricciardi e dei massimi rappresentanti istituzionali. Sono stati schierati gonfaloni della provincia, dei comuni di Pesaro e di Urbino e delle associazioni combattentistiche d'arma. È seguita la deposizione di una corona presso la cappella votiva di Sant'Ubaldo. Non poteva esserci un momento più opportuno per augurare alla nostra Repubblica una ripresa a tutti i livelli. Queste le parole di Ricciardi, che si è insediato pochi giorni fa. Spero di svolgere un lavoro al servizio della collettività, ha detto, e come richiamato nel messaggio di Mattarella, vorrei essere un prefetto di prossimità.
Abbiamo appena sentito dalle parole del Capo dello Stato, è stato un messaggio beneaugurante e vorrei dire un messaggio che ci deve dare ancora più forza e sprint per poter ripartire e finalmente metterci alle spalle questo momento così difficile. Dopo un periodo di crisi che qualcuno non a sproposito ha definito post-bellico, come quello che ci ha investito con questa pandemia, con questo Covid, è stato proprio importante e bello vedere il riemergere di alcuni valori che forse in un periodo di benessere erano stati un pochettino abbandonati. Quindi anche questo, se vogliamo guardare, come si suol dire, al bicchiere mezzo pieno, può essere un motivo per poter dire va bene, mettiamoci alle spalle l'epidemia, ma comunque qualcosa, pur nella negatività del momento, ci ha lasciato, come il recupero di alcuni valori come la solidarietà, l'affabilità, la socialità. Ecco, adesso però dobbiamo dare concretezza a questi valori e cercare di farli ripartire nel miglior modo possibile, sperando che tutti, ma io confido nel senso di responsabilità degli italiani, che possano sicuramente rimboccarsi le maniche e proseguire, andare avanti. E la cerimonia è seguita al Teatro Rossini, dove sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, tra i premiati anche 45 operatori sanitari. Sono stati in prima linea nella lotta al coronavirus e questa mattina hanno ricevuto le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. I protagonisti del 2 giugno sono stati i camici bianchi della provincia di Pesaro Urbino che con dedizione e professionalità hanno combattuto per 15 mesi contro il nemico invisibile e ancora oggi sono in corsia. Primari, medici, infermieri, dirigenti, 45 in totale, i sanitari insigniti alla cerimonia che si è svolta al Teatro Rossini a Pesaro. Tra i premiati anche Maria Capalbo, direttore generale di Marche Nord, che ha ricevuto l'onorificenza di cavaliere ufficiale. Un riconoscimento per il singolo, ma soprattutto per la squadra, per la grande passione, anche per l'umanità oltre che la professionalità, perché in un anno le cose sono cambiate tantissimo e comunque la sanità è stata sempre vicina anche da un punto di vista umano ai pazienti e spesso si sono sostituiti anche ai loro familiari. Un lungo applauso tra gli altri e poi è andato al cavaliere Frausini. Dottor Gabriele Frausini, ex direttore del Dipartimento di Medicina dell'azienda ospedaliera Marche Nord, durante la scorsa emergenza ha chiesto di restare in servizio nonostante avesse raggiunto i titoli per il pensionamento. Riconoscimenti anche all'area vasta, come quello consegnato al direttore Romeo Magnoni. È un motivo d'orgoglio perché veramente sono stati scelti quei sanitari che sono stati veramente in prima linea, che nella prima fase del Covid hanno dato l'anima per dare risposte alla popolazione. Chiaramente purtroppo non potevamo premiare 2250 persone, che tutta i dipendenti della sanità della nostra area vasta, non mia perché non c'è niente di mio, della nostra area vasta, e sono contento perché è un riconoscimento che riguarda tutti, ma dico tutti quelli che in qualche modo hanno lavorato. Come vedete, perlomeno quelli sono scelti in area vasta, vanno dall'infermiere del pronto soccorso al primario del dipartimento, vanno al medico al direttore del 118, vanno addirittura a un amministrativo che ha dato direttamente i presidi, perché noi, come sa, a marzo-aprile avevamo messi malissimo, questo lavorava 24 ore al giorno per fare i presidi, vanno addirittura a quella che ha acquistato i presidi, cioè abbiamo cercato in tutti i modi di riconoscere quelle figure che hanno fatto del bene nella nostra sanità. Durante la cerimonia sono state consegnate 5 medaglie d'onore alla memoria ai familiari di altrettanti cittadini deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e ancora riconoscimenti a personaggi al di fuori del mondo sanitario, tra questi il comandante provinciale dei Carabinieri Ricciardi, il maresciallo della Guardia di Finanza Vincenzo Varano, il presidente provinciale dell'UNPLI Damiano Bartocetti e la ricercatrice Francesca Faedi. 2 i nominati a grandi ufficiali, l'ex prefetto Paolo Di Biagi, il presidente del Conservatorio Rossini Salvatore Giordano. Infine sono stati nominati commendatori il docente dell'Università di Urbino Antonio Di Simone e il capo di gabinetto della prefettura Antonio Angeloni. Devo dire che per me è motivo
di orgoglio aver ricevuto un riconoscimento di onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, che logicamente premia quello che è l'impegno costante, quotidiano, da parte chiaramente di un funzionario dello Stato che, come sapete, deve sempre perseguire quegli obiettivi chiaramente del bene comune, sempre nell'interesse dei cittadini. Da parte mia ci sarà sempre la massima collaborazione, quindi il massimo impegno, e quindi da questo punto di vista, come nel mio carattere, non mi tirerò mai indietro, anche perché il rapporto con l'utenza in senso lato, chiaramente, compresi voi giornalisti, credo che sia determinante. E il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha partecipato alla cerimonia che è stata organizzata ad Ancona. Abbiamo celebrato una ricorrenza che unisce la nostra nazione e che segna una nuova ripartenza, ha detto il governatore. Voglio ringraziare tutti coloro che in questo anno si sono distinti con determinazione e coraggio nella lotta alla pandemia. In piazza 4 novembre sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica e le medaglie d'onore per i reduci dai campi di concentramento. Saremo tra le prime regioni che arriveranno alla soglia dell'immunizzazione di massa, lo ha ribadito questa mattina a Pesaro l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, che ha annunciato la copertura entro settembre di tutti gli studenti. Anche lei quest'oggi ha consegnato le onorificenze, 15 mesi in cui tutti sono stati in prima linea, regione compresa. Sì, stiamo svoltando questa bruttissima pagina. A fine del mese di giugno arriveremo all'inoculazione di 1 milione di dosi, almeno della prima dose, e quindi guardiamo il futuro senza l'ansia dei mesi precedenti. Oggi tra l'altro iniziano anche le somministrazioni per gli studenti. Sì, nella revisione del fabbisogno di vaccinazione avevamo visto che in questa settimana avevamo circa 15.000 dosi nelle farmacie, e abbiamo pensato appunto di chiudere la partita del target dei maturandi, che possono andare comunque a sostenere gli esami con una condizione di maggiore sicurezza. E poi si proseguirà per senza limiti di età? Sì, penso che dal giorno 6 apriremo lo slot per tutte le persone che vorranno vaccinarsi, e appunto siamo in grado a questo punto, nelle prossime settimane, di arrivare alla fatidica soglia dell'immunizzazione di massa di 1 milione di persone. Quindi questo è un traguardo fondamentale che ci porta ad essere una delle prime regioni ad aver immunizzato, diciamo così, la stragrande maggioranza dei cittadini. Quindi invito tutti a vaccinarsi, invito tutti a prenotare il vaccino, perché poi dovremo proseguire nei prossimi mesi con gli studenti. A settembre dobbiamo riaprire le scuole con tutti gli studenti iscritti ai corsi che abbiano appunto ricevuto una dose di vaccino. E come avete sentito, oggi hanno preso il via i Vax Days, tanti maturandi anche al CODMA di Rosciano, dove però ci sono stati disagi e rallentamenti. Se lo stesso giorno fai venire persone con la prenotazione, persone libere, come minimo devi fare due canali. Non puoi tenere persone cargiver, persone con problemi fermi 3 ore e studenti che possono andare al mare tranquillamente nella stessa fila. Cioè, ci arriverebbe anche un bambino delle elementari. Suggerimento. Lunghe code questa mattina nell'area del CODMA di Rosciano a Fano, dove oltre agli appuntamenti programmati già da tempo si sono aggiunti i vaccini ai maturandi. Oggi infatti sono partiti nelle Marche anche i Vax Days per gli studenti delle quinte superiori chiamati a sostenere gli esami di maturità. 5 giorni di vaccinazioni fino a domenica 6 giugno senza prenotazione nei punti vaccinali individuati dalla regione, un'occasione che in tanti non si sono fatti sfuggire, ma che ha provocato rallentamenti e la rabbia di qualche cittadino. Siamo arrivati qui alle 9:15 e l'appuntamento era per lei, la signora, dalle 9:30 alle 10 era previsto, e purtroppo c'è un sacco di gente, siamo in fila ormai da 2 ore. Sembra che hanno convocato anche tanti maturandi e hanno la precedenza su quelli che sono prenotati con l'appuntamento, non so perché, allora era il caso di non prendere troppi appuntamenti. È una situazione che in maniera preventiva non si può arrivare con un appuntamento e ti dicono al primo cancello gli appuntamenti sono decaduti, andate in fila. Io le faccio vedere, sono qui ad accompagnare mio fratello, noi abbiamo un codice a barre, non è una tecnologia primitiva.
riceviamo multe col codice a barre, se passiamo per strada con l'autovelox veniamo sanzionati e non passa nulla. Non riescono in 15 giorni ad avvisarci che il giorno che faremo il vaccino ci dobbiamo presentare qui con l'ombrellone e le scorte alimentari e da bere, perché poi magari il bar fa anche un suo orario. Per me va bene, io resisto anche sotto nel deserto, ma qualcuno che è in condizioni di salute e sappiamo da dove veniamo lo deve tenere in considerazione. Quindi non è che siamo arrabbiati, siamo semplicemente adirati, perché poi ci dobbiamo scontrare proprio con quelli che sono in prima linea con noi, e gli operatori sanitari che sono qui. D'altra parte invece c'erano i ragazzi, anche loro in fila, che in questi giorni devono presentarsi in base all'ordine alfabetico dei cognomi dalle 8 alle 18.30. I maturandi avevano questa occasione, quindi l'abbiamo colta al balzo. Ci hanno mandato un po' di accidenti noi maturandi, perché hanno detto che è colpa nostra se stanno facendo così tanto ritardo, perché insomma ci siamo aggiunti così all'ultimo, quindi non era programmato tutto questo casino. Quale vaccino vi faranno? In teoria il Pfizer, poi dopo non lo sappiamo. Cioè hanno scritto che dobbiamo fare il Pfizer. Siete contenti di fare il vaccino? Sì, sì, dai, almeno siamo un po' più tranquilli, dai. Il Pfizer. Se fosse stato un altro tipo, lo avrebbe fatto lo stesso? Sì, l'avrei fatto lo stesso senza alcun problema. E anche per fare la maturità in presenza e anche per prenderci un po' di libertà che comunque in questo anno ci è mancato. Ho aspettato un paio d'ore. E ci sono invece persone che hanno aspettato molto di più, quindi sono stata molto fortunata. Ho un po' di confusione durante le corsie, però poi si sono ripresi, diciamo, e è andato tutto bene. Inviterebbe anche i suoi compagni di classe a venire? Sì, lo farei assolutamente. Io penso che sia una grande opportunità, quindi bisogna coglierla subito. Beh sì, dai, chi vuole farlo lo fa, chi no, no. Anche per tranquillizzare meglio i professori, magari. Oppure anche per essere certi che uno farà l'esame. Quale vaccino vi faranno? Per me è indifferente, basta che lo faccio, perché è importante farlo. Sì, 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 accetto tutto, sì, è indifferente. Assolutamente sì. Oh, lo faranno tutti, sì. Sì, sì, non, nessuno è contro. Sì, è un'opportunità che comunque ci è stata data e comunque dobbiamo cogliere, perché adesso questa è la priorità, la situazione è questa e bisogna farlo. Abbiamo aspettato abbastanza, però ne è valsa la pena. Altro giorno senza decessi legati al Covid nelle Marche, invece nelle ultime 24 ore sono stati registrati 125 positivi. In testa le province di Macerata con 38 casi e Pesaro Urbino con 34. Negli ospedali ci sono 8 ricoveri meno rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva scendono a 21, mentre quelli in semi-intensiva a 41. Ennesimo attacco dei lupi nella provincia di Pesaro Urbino. Questa volta farne le spese è stato un vitello appena nato nell'azienda agricola MEI di San Martino dei Muri, nel comune di Fossombrone. Il fatto è avvenuto in un terreno recintato con una rete alta circa 1,20 m. Ad accorgersi lunedì sera sono stati i proprietari. Oltre al danno anche la beffa ci hanno raccontato, perché non è previsto alcun risarcimento per i vitelli che abbiano meno di un mese di vita. Adesso invece guardate questo video che ci arriva da Villa Fastigi a Pesaro, dove un residente ha filmato un lupo che correva impaurito nella via di casa. Ragazzi, no. Insomma, lupi che si avvicinano ai centri abitati. Cambiamo argomento. Un pellegrinaggio di 3 giorni per raccogliere fondi da destinare al restauro della chiesa di Pozzuolo. È l'iniziativa di 5 amici che domani partiranno alla volta della Croce del Monte Catria. 60 chilometri di strade per lo più sterrate, un dislivello di oltre 1100 metri e 3 giorni di cammino. È la sfida di 5 fedeli che domani partiranno dalla Croce di Pozzuolo per arrivare a quella del Monte Catria. Un cammino che avrà l'obiettivo di riscoprire le bellezze del territorio e di avviare una raccolta fondi per la ristrutturazione della piccola chiesa del borgo di Pozzuolo dedicata a San Paterniano, il cui tetto versa in pessime condizioni. Da qui l'idea di dedicare il percorso tra le due croci al santo patrono della parrocchia. L'idea nasce perché la comunità di Pozzuolo adora il proprio territorio e spesso ci ritroviamo a camminare tra i nostri boschi, colline stupende sul nostro territorio di Colle al Metauro.
E quindi da lì è nata l'idea, visto il periodo, perché non fare qualcosa, lanciare un messaggio positivo, un messaggio che portasse un po' di speranza. La camminata si articola in tre tappe. La prima tappa parte proprio, come dicevo, dalla Croce di Pozzuolo e da lì arriveremo in prima giornata in una struttura collocata tra il Forsempronese e il Cagliese. Questa è la prima giornata e circa saranno un 28-29 chilometri. Dopodiché, nella seconda giornata, partendo appunto dal punto di arrivo della prima, arriveremo al monastero di Fontavellana, dove insomma ci ospiteranno i frati, siamo contenti anche di questo. Questa caratterizza la seconda giornata. La terza giornata, quella tecnicamente un po' più impegnativa, invece prevede la partenza proprio dal monastero di Fontavellana fino ad arrivare alla croce del Monte Catria. Insieme a Matteo Francolini ci saranno Davide, Andrea Zagagnoli, Filippo Mondini e Daniele Piccini. C'è una duplice finalità in questo evento, è una finalità socio-spirituale, chiamiamola così. In pratica si cerca di valorizzare il territorio, quindi questa camminata si utilizzerà per la riscoperta e il collegamento del territorio di Colli del Metauro e dei territori limitrofi. E la seconda finalità è quella di un ripristino della chiesa di Pozzuolo e verrà quindi fatta una raccolta fondi che potrà essere effettuata tramite bonifico bancario o PayPal. A che ora partirete domani? Domani mattina partiremo alle 6 dalla Croce di Pozzuolo, diretta a Facebook sulla nostra pagina Pozzuolo Colli al Metauro. Potete seguirci lì con la presenza anche del sindaco e del prosindaco del comune di Colli al Metauro. E adesso torniamo a Fano, dove poco fa si è concluso un viaggio alla scoperta dei giganti di cartapesta che faranno bella mostra di sé durante il carnevale estivo. Allora ci colleghiamo con i capannoni di Viale Piceno, dove vedo già pronta la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Giammarioli. Buonasera presidente, dunque oggi la prima visita guidata. Sì, la data zero, siamo molto contenti perché da oggi per la prima volta i cantieri si aprono alla città, ai turisti, e si potrà tramite una prenotazione venire a fare la visita guidata ai cantieri del Carnevale di Fano. Com'è possibile prenotare e qual è il costo? Dunque, si può prenotare dalla nostra guida che tutti conoscete, Manuela Palmucci, al suo numero, e la guida costa 5 euro e si passerà un'oretta qui tra i giganti di cartapesta, tra i maestri carristi, insieme al Wulong. Io non ci sarò sempre ovviamente, ma sarà un'ora molto interessante, divertente. Si potranno vedere i maestri carristi che fanno la cartapesta, che lavorano poi in questo periodo soprattutto perché stanno preparando i carri per il carnevale di agosto. Ci sono delle convenzioni particolari invece per i bambini? I bambini sotto i 140 centimetri ovviamente non pagano. Possiamo avere qualche piccolo assaggio di quello che è successo oggi, qualche particolare di un carro? Sì, certo, possiamo, se vuoi, fare un piccolo excursus. Siamo qui davanti al primo capannone e il maestro carrista Matteo Angherà sta preparando il suo carro, il bozzetto lo conoscete già, ovviamente i carri sono, come sapete, tutti dedicati a Dante. Questo qui è il carro con una grande Beatrice che sarà possente in alto e con una canna da pesca ripescherà Dante, uomo peccatore, per riportarlo sulla giusta strada. Dentro stanno già lavorando, ci sono delle persone che stanno curiosando tra la cartapesta, tra pezzi di polistirolo e colle, e questo è molto bello, mi fa molto piacere perché la città si riappropria e si appropria del suo carnevale. Ecco, ricordiamo anche quali saranno le date di questo carnevale denominato estatico. Sì, le date sono 21-22 agosto, sabato e domenica, in Sassonia, 28-29 agosto, sempre sabato e domenica, in Centro Storico.
Grazie, grazie Presidente per la sua disponibilità e anche al nostro operatore Filippo Pucci. Noi con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo che tra poco andrà in onda uno speciale dedicato all'inaugurazione del rifugio Corsini sul Monte Nerone. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.